Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Il mio nome è Germana e questo è il mio primo podcast. Oggi ho deciso che voglio raccontarvi qualcosa del Made in Italy, del suo valore, della sua storia, dei suoi elementi caratterizzanti e di ciò che rappresenta a livello nazionale ed internazionale. Siete pronti? Iniziamo! Made in Italy. Che cos'è questo tanto rinomato Made in Italy? In poche parole, potremmo dire che indica tutto ciò che viene fabbricato prevalentemente in Italia. E dico prevalentemente perché non sempre ciò che viene etichettato come Made in Italy viene prodotto al 100% in Italia. Lo sapevate? Vuol dire che alcune fasi della produzione di ciò che definiamo Made in Italy possono avvenire anche all'estero. Secondo la legge Reguzzoni-Versace del marzo 2010, un prodotto si può definire Made in Italy quando almeno due fasi della sua lavorazione avvengono in Italia. E questo è stato molto spesso argomento di discussione, soprattutto da parte di grandi imprenditori italiani, la cui produzione di abbigliamento, calzature e tessile avviene interamente in Italia. Questo concetto, perciò, sembra oggi oscillare impetuosamente tra le logiche del fast fashion e quelle legate alla tradizione e all'artigianato italiano. Pensate a quanto è importante conoscere la provenienza di un prodotto, l'origine dei suoi materiali e il luogo della sua produzione. Così importante da influenzare persino la nostra scelta al momento di acquistarlo. In effetti, se ci pensate, il Made in Italy ha tutte le caratteristiche per essere un vero e proprio brand, perché è identificativo di una tradizione storica tramandata in Italia sin dai primi anni 50, che continua ancora oggi a sussistere e crescere, e per questo racchiude in sé una forte identità, che lo rende unico e riconoscibile nel panorama internazionale. Mettete in pausa questo podcast e pensate a tre caratteristiche che vi vengono in mente quando sentite le parole Made in Italy. Fatto. Vediamo se indovino. Qualità. Artigianalità, tradizione, creatività, autenticità, innovazione, lusso. Ne ho indovinata qualcuna? Il Made in Italy si caratterizza per operare in quattro settori merceologici, definiti come le 4A. Abbigliamento, che comprende anche tessile ed accessori, arredamento e design, agroalimentare, automobili. Nell'episodio di oggi vi racconterò qualcosa sull'abbigliamento e quindi sulla moda italiana. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi per seguire anche i prossimi episodi, in cui vi parlerò delle altre A che caratterizzano il Made in Italy. Tutto ebbe inizio negli anni 50, i cosiddetti anni del boom economico italiano. L'Italia inizia ad inserirsi nello scenario internazionale della moda, che fino a quel momento era monopolio parigino. Una data importante da ricordare è senz'altro il 12 febbraio 1951, giorno in cui l'allora imprenditore Giovanni Battista Giorgini organizzò a casa sua a Firenze una sfilata di modelli provenienti dalle sartorie romane e milanesi. Giorgini approfittò della numerosa presenza di giornalisti americani e buyer venuti ad assistere alle sfilate di haute couture francese che si svolgevano quei giorni a Firenze, per far conoscere la moda italiana che stava nascendo in quel periodo dalle botteghe artigiane italiane. E ci riuscì con successo. Il 12 febbraio 1951, infatti, è diventata una data emblematica per la moda italiana, che da quel momento ha iniziato ad essere riconosciuta dai media esteri, soprattutto americani. Evento che condusse al graduale indebolimento del monopolio francese nello scenario internazionale della moda. Nasce così l'Italian Style, ovvero uno stile caratterizzato dalla ricercatezza e qualità dei tessuti, dalle competenze artigianali e dall'innovazione. Ciò che l'Italia comunica all'estero è il gusto del know-how, ovvero del saper fare. Moda, arte e cultura iniziano così a mescolarsi e ad influenzarsi reciprocamente. L'arte italiana che ispira la moda e viceversa, dà origine a creazioni uniche,
che con l'attività industriale in crescita di quegli anni arrivano in tutto il mondo. L'ultima sfilata di moda a Firenze risale al 1967 e indovinate quale città diventerà la capitale dell'alta moda dell'epoca. È ancora presto per Milano. L'alta moda si spostò a Roma, mentre la moda boutique continuò a crescere a Firenze. Qualcosa stava cambiando ed iniziava a farsi spazio un nuovo concetto di moda, il prêt-à-porter, che in Italia si sviluppò pienamente a Milano, città industriale all'avanguardia e simbolo del boom economico italiano. Il prêt-à-porter rappresenta insomma una nuova idea di moda tipica milanese, che si distingue dall'alta moda francese e romana. È un prodotto industriale, ma di design. È proprio negli anni 70 che Milano inizia a costruirsi una nuova identità, che la porterà poi ad essere definita capitale della moda italiana. Nasce la figura dello stilista, che si distingue dal sarto che lavorava in boutique e il couturier dell'alta moda. Lo stilista è infatti un sarto ed un imprenditore allo stesso tempo. Si pensi a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, a Valentino e Giancarlo Giammetti, a Sergio Galeotti e Giorgio Armani. Negli anni 70 e 80 il Made in Italy raggiunge il suo apice e diventa un fenomeno di massa riconosciuto internazionalmente come brand. Il nuovo boom economico aumenta il fenomeno del consumismo che, a differenza di quello avvenuto già negli anni 60, si caratterizza per essere più individuale e meno riferito all'ambito familiare. Chi compra acquista beni durevoli, come elettrodomestici, automobili, ma anche beni di rapido consumo, come abbigliamento ed accessori. La donna, grazie alle nuove tecnologie, impiega meno tempo per dedicarsi alle faccende domestiche e questo è solo l'inizio di un cambiamento sociale che vede i ruoli dell'uomo e della donna cambiare radicalmente. La moda, il culto della bellezza estetica, inizia a prendere sempre più piede ed entrambi diventano elementi significativi nella definizione dell'individuo. La moda abbraccia così sia uomini che donne, indistintamente, e dalla rivoluzione sociale dell'epoca ne deriva un ruolo sempre maggiore della donna, che arriverà a ricoprire anche ruoli dirigenziali nel lavoro. Così Milano, la città dell'industria, si trasforma nella cosiddetta Milano da bere, una città dinamica e viva, ricca soprattutto di eventi sulla moda. Negli anni 90 invece si vanno delineando i grandi gruppi della moda del lusso come Prada e Gucci. La marca inizia a diventare più importante del prodotto stesso. I negozi, da meri punti di vendita, diventano vere e proprie ambientazioni in cui la marca esprime e comunica la sua personalità. Da qui avviene una lenta discesa della moda prêt-à-porter, che inizierà così a far spazio a quella del lusso. Se ci pensiamo, infatti, non è un caso che oggi i grandi marchi italiani della moda hanno molto a che vedere con il mondo del lusso. Bene, per oggi è tutto. Ora che abbiamo percorso insieme le principali tappe storiche dell'evoluzione della moda Made in Italy, quali direste che sono i fattori principali che hanno contribuito al suo sviluppo? Fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate. Spero che questo podcast sia stato interessante per voi e di avervi regalato uno spunto di riflessione e ricerca. Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!